bene, siamo arrivati a Marradi, il paese dei marroni. C'è anche un palazzo storico dove si può dormire. Benvenuto a Marradi e benvenuto a Palazzo Toriani, che è la casa della mia famiglia da 500 anni. Vi accompagno in una visita del palazzo. Questa è una delle sale che faceva parte del nostro appartamento e che adesso è a disposizione degli ospiti, perché è sempre stata molto gradita anche da loro per la lettura, la musica o anche lavorare al computer. Qui ci sono alcune particolarità. Una è la carrozzina dove è stato il mio nonno, che è alla fine dell'Ottocento, e poi abbiamo un pezzo antico di un aeroplano che ha partecipato alla prima trasvolata atlantica, Orbetello New York, nel 1936. Un'altra curiosità è questa. Questo è un orologio notturno del 1600. Si accomodi, questa era in antico la cucina del palazzo, adesso è la sala delle prime colazioni e delle cene dei nostri ospiti. Questo nel 1800 è stato il regno di un cuoco molto famoso che si chiamava Martino e che aveva la particolarità di non ripetere mai né a pranzo né a cena lo stesso primo piatto per un anno intero. Noi conserviamo alcune delle sue ricette che riproponiamo ai nostri ospiti, se vorrete saremo felici di potervele offrire. Si scrive Marradi, ma si legge Marrone. Siamo con Stefania Ciani a Podere Pian Giorgio, sulle alture di Marradi, e voi coltivate marrone. Abbiamo 5 ettari in produzione più altri 2 che li stiamo recuperando. Coltiviamo il marrone buono di Marradi, che viene considerato un marrone molto pregiato perché si sbuccia molto bene ed è molto saporito e ha delle buone caratteristiche. Quindi, una volta visto i marroni, andiamo a vedere anche come questi marroni vengono lavorati. Siamo arrivati alla ortofrutticola del Mugello, dove appunto vediamo come si rende il marrone di Marradi il prodotto più simbolico del territorio. Certo, questo è lo stabilimento dove vengono fatti i marron glacé in maniera ancora artigianale, con soli 3 ingredienti: il marrone, lo zucchero e la vaniglia. E è il prodotto d'eccellenza di Marradi. Ci sono altri prodotti con i quali nei quali noi utilizziamo la castagna di Marradi? Certo, qui in questo stabilimento vengono fatte anche delle ottime creme, dei marroni sotto grappa o sotto sciroppo, prodotti molto molto buoni, come anche delle paste di marroni. Marradi vuol dire castagne, ma vuol dire anche luoghi di pellegrinaggio, monaci e abbazie. In particolare Rita Neri gestisce questa abbazia della Valle o abbazia di Acereto. Sì, è un'antichissima abbazia fondata nel 1050 da un santo molto importante, San Pier Damiani, e noi all'interno di questo luogo abbiamo recuperato degli fabbricati per dedicarli all'ospitalità, sia come ristorazione sia come accoglienza per la notte. Quindi dopo 1000 anni questo luogo è diventato di nuovo luogo di ospitalità. Sì, perché io credo molto che queste abbazie possano recuperare l'importanza che avevano avuto 1000 anni fa, che erano grossi centri di diffusione di cultura e anche di prodotti, per cui noi ce la mettiamo tutta.
Marradi vuol dire tanti castagneti, ma abbiamo visto anche numerose praterie, praterie che poi aiutano le stalle a garantire una grandissima carne di qualità. Dove siamo? Siamo nella stalla dell'Agricomes, che è una cooperativa sociale agricola nata per sostenere le attività e i progetti della comunità di Sasso Montegianni, che fa accoglienza dal carcere e dal territorio da oltre 30 anni. Questa stalla è stata costruita nel rispetto delle norme CEE sul benessere animale, per cui gli animali stanno liberi sempre, sia quando sono in stalla, sia quando possono voglio andare nel paddock esterno, sia quando vanno al pascolo sui nostri Appennini. Noi abbiamo pascoli sulle pendici del Monte Lavane, che è a un migliaio di metri di quota qui dietro di noi. E questi animali come vengono alimentati? Che cosa date ai vostri animali? Gli diamo foraggio prodotto in azienda e più gli diamo le farine dei nostri cereali. Quindi una carne di assoluta genuinità. Se la genuinità si misura dai modi con cui si allevano gli animali, sicuramente sì. Ieri eravamo nell'Alto Mugello, a Palazzolo sul Senio, borgo più bello d'Italia. Abbiamo visitato il forno di Sdruccioli Fabrizio, detto da Bibi, con i suoi tipici biscotti, zuccherini, fusaie, rame. Poi è seguita la visita alla Fagiola, l'azienda agricola che fa formaggi, formaggi più morbidi dal raveggiolo al formaggio più stagionato. Oggi invece siamo nel Basso Mugello, a Vicchio, paese natale di Giotto. Siamo nella bellissima azienda agricola La Matteraia e al mio fianco il titolare Ivan Malpaga. Abbiamo 4 ettari di frutteto con 13 varietà diverse. Iniziamo la raccolta di queste mele da fine agosto e finiamo dai primi novembre la raccolta con vendita diretta in azienda. Abbiamo altri 4 ettari di oliveto con 1500 piante. E dove portiamo le nostre olive, le portiamo in un frantoio, le facciamo frangere e le riportiamo a casa il nostro olio per venderlo direttamente ai clienti. E poi abbiamo il vigneto con tutti i vitigni di origini del nord del Trentino precisamente. E le varietà sono il Rebo per i rossi, poi abbiamo portato del Teroldego, del Merlot e per i bianchi abbiamo piantato del Müller Thurgau e del Moscato. Il Mugello è terra di buon cibo, ma anche terra di cultura che dal Medioevo in avanti fino al Rinascimento esprime grandi geni dell'arte. Siamo con Valentina dell'ufficio turistico del Mugello che ci ha portato dove? Il Mugello è una terra molto legata a Firenze, alla famiglia dei Medici. Qui siamo a Scarperia, nel cuore del Basso Mugello, e siamo a Palazzo dei Vicari, una città fondata nel 1306 dalla Repubblica Fiorentina, con cui ha mantenuto fino ad oggi un legame molto forte, in cui i Medici, inventori in qualche modo del Rinascimento, hanno invitato tantissimi artisti a rappresentare il Rinascimento anche qui nel Mugello.